Un Nintendo 64! Ho un Nintendo 64! Sì, un Nintendo 64! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come potete leggere dal titolo, l'argomento di oggi è Evangelion. Era in effetti strano che io non ne avessi mai parlato, dato che l'ho elogiato molte volte nei miei video come una delle mie opere manga preferite. Eccomi quindi qui a spiegare tutti i motivi per cui io adoro Evangelion e per cui voi dovreste assolutamente leggerlo se non l'avete ancora fatto. Prima di tutto direi di partire dalla trama, che è la cosa fondamentale in ogni opera. Ecco, la trama all'inizio non è molto originale. Infatti, se uno si impegnasse veramente molto, potrebbe arrivare a riassumerla in 5 secondi. Arrivano gli angeli, i robottoni vanno a combatterli, Gendo fa lo stronzo, Rei è una bambola gonfiabile, Shinji piange. Fine! Quindi a rendere bello Evangelion, come abbiamo visto, non è soltanto la trama, che riprende molto le meccaniche dei classici manga Mecha vs Kaiju, Jigrobo o Mazinger Z. Non è molto originale se non nel finale in cui veniamo a conoscenza di tutti i misteri che si nascondono dietro la Nerf. Evangelion è spettacolare per i personaggi e le loro caratterizzazioni, alcune delle quali sono dei veri e propri capolavori. Prendete Shinji ad esempio, senza dubbio quello caratterizzato meglio. È deriso da molti come personaggio dei manga, viene chiamato pappamolla, frignone, e anche io ammetto di averci fatto qualche battuta nei miei video precedenti. Ma immaginate di essere un ragazzino di 14 anni, cresciuto senza madre e con un padre che non lo voleva nemmeno vedere, represso e insicuro, a cui viene chiesto di pilotare per la prima volta un robot gigante per salvare il mondo. E lui non sa nemmeno come cavolo si fa. Mettetevi nei suoi panni, avreste addosso una tale strizza che altro che giochi horror di notte. Shinji è un personaggio vero, non è un eroe, non è un guerriero, è un ragazzo timido e insicuro come ce ne sono tantissimi al mondo. Lo stesso si può dire più o meno di tutti i personaggi, Rei Ayanami ad esempio. Beh, è difficile parlare di Rei senza fare qualche spoiler, dato che in un certo senso è il fulcro attorno al quale gira tutta la trama, per motivi che se leggerete il manga o guarderete l'anime capirete. Ma in lei possiamo vedere una ragazza spenta, in cui la differenza tra persona e oggetto è veramente labile, a cui non importa niente né di se stessa né degli altri, anzi, a volte sembra proprio niente di niente. Ma il suo cuore di ghiaccio sarà lentamente sciolto da Shinji, non grazie ad azioni eroiche o tragiche, ma al semplice tocco di una mano e alla sua goffaggine e semplicità. Possiamo quindi dire che tutti i personaggi di Evangelion siano in un qualche modo problematici. Anche la cara Asuka, simpatica come un cactus nell'ano, sempre che vuole essere la migliore, la più brava, la più forte, più ambiziosa di Macbeth e più spocchiosa di Vegeta. Questo però è anche il suo maggior punto debole. Infatti tutto ciò serve solo a mascherare la sua insicurezza dovuta a un'infanzia passata a cercare di essere sempre la migliore per farsi riconoscere dalla madre. Quando Asuka ostenta la sua forza, lo fa per il bisogno di essere riconosciuta dagli altri come leader, per zittire quella vocina in fondo al suo cuore che le ripete di non essere perfetta. Gendo Ikari, un padre che per Shinji non è un padre, è solo una figura che sta più in alto, gli dice cosa fare, a cui vorrebbe ribellarsi, a cui vorrebbe tirare un pugno, ma più che la forza fisica è l'imponenza mentale di questa figura che gli impedisce di farlo. Fermatevi un attimo. Non vi sembrano tutte persone vere? Non vi sembra che io abbia appena descritto la psicologia molto complessa di dei miei cari amici? È questo il potere di Evangelion. Ma adesso chi se ne frega di questa roba? Parliamo di quello per cui la maggior parte delle persone si avvicina a Evangelion, ovvero i mostri e i robottoni. I primi, gli angeli, sono sempre diversi. Ognuno ha il suo design caratteristico e poteri caratteristici, cosa che rende le battaglie tra loro e gli Evangelion sempre nuove. Ma i robot, gli Evangelion, sono forse la cosa più caratteristica di quest'opera. Non nego infatti di essermi avvicinato a questo manga anni fa, attratto dalla bellissima sigla e dal design dell'Eva 01. Il design degli Evangelion è semplice, sono slanciati e agili,
possono usare diversi tipi di armi, sono imponenti e soprattutto mettono timore. Trovatemi un altro robot nella storia del fumetto giapponese il cui aspetto riesca veramente a intimorire. Ai più esperti verranno sicuramente in mente due o tre nomi che mi scriveranno qua giù nei commenti, ma non me ne frega niente, gli Evangelion lo fanno meglio. Quindi, che cosa abbiamo imparato oggi con Kuro? Che Evangelion è un capolavoro e che dovete assolutamente leggervi il manga o guardare l'anime. Tra i due ci sono sottili differenze, infatti, se il manga ha un approccio un po' più shonen a tutta la vicenda, l'anime si sofferma molto di più sulla parte psicologica. Per la scelta del media, dipende molto anche da qual è il vostro punto di vista preferito. Il video finisce qui, prima di andare vi do alcune comunicazioni di servizio. Prima di tutto, ricordatevi che ho aperto la pagina Facebook ufficiale del canale di Kuro. Potete andare qua giù in descrizione e trovare il link, lasciate un sacco di like e scrivetemi quello che volete, io risponderò appena possibile, che sarà praticamente immediatamente. Ricordatemi che se avete domande a cui volete che io risponda nel prossimo vlog, potete scrivermele qua sotto con l'hashtag Vaffanculo oppure sulla pagina Facebook sempre con l'hashtag Vaffanculo. Ricordatevi di lasciare un bel like per sostenermi, lasciare un commento e iscrivervi se non lo siete ancora. Arrivederci a tutti e al prossimo video! E adesso, per festeggiare che ho finito il video, si gioca a F0X, aspettando che arrivi Ocarina of Time.